Sentite, dal momento che siete così gentile, potrei farvi una domanda personale. Dite pure. Ma siete nato a Napoli? Sì, perché? A Napoli-Napoli o in provincia? No, di Napoli centro. Sono nato in Goppi quartiere. Da genitori stranieri? No, da genitori napoletani. Ma perché mi state facendo questo interrogatorio? Perché mi sembra strano che un napoletano, un uomo d'amore, possa essere così spietato contro un'altra persona da minacciarla di morte solo per motivi di denaro. Professore, ma voi dove vivete? Napoli non è più quella di una volta. Qua ci sono 200.000 disoccupati che si muoiono di fame. Sentite, a me questo fatto dei disoccupati che si muoiono di fame non mi ha mai convinto. Ai tempi miei non si condannano i disoccupati, si condannano gli occupati perché si faceva prima. Io certi alibi non li accetto. Conosco tanti disoccupati che si arrangiano, sì, ma non per questo vanno ammazzando la gente. E che sta gente senza coraggio. Voi invece siete coraggiosi. La notte mettete una bomba sotto a una sarcinisca, e vi sentite degli eroi. Magari o piano sopra sta un povero vicchiariello che dorme, che c'ha pizza a pelle, ma voi che ve ne importa, voi siete disoccupati, avete l'alibi morale. Siete napoletani, ammazzate Napoli, già, perché ci stanno i commercianti che falliscono, le industrie che chiudono, i ragazzi che sono costretti a emigrare. Ah, poi volevo dire un'altra cosa. Ma tutto sommato, non è che fate una vita in merda. Perché penso io, Gesù, sì, fate pure i miliardi, guadagnate, però vi ammazzate tra di voi. E poi anche quando non vi ammazzate tra di voi, ci sono le vendette trasversali. Vi ammazzano le mamme, le sorelle, i figli. Ma vi siete fatti bene i conti? Vi conviene?